Li cercate non perché avete visto dei segni, ma perché vi siete saziati. Avete mangiato, vi siete saziati. Ed è la nostra realtà, parliamoci chiaro. Però accogliere e accettarlo è già un passo fondamentale. Riconoscere che molto spesso tutti noi cerchiamo dal Signore un pochino come la lampada di Aladino, che risponda ai nostri desideri, che risponda a quello che noi desideriamo. Guardate che il Signore ha saziato lui queste persone. Dice, ne mangiarono finché ne vollero e furono saziati. Quindi non è l'essere saziati dal Signore un peccato. Anzi, qui non sta dicendo che è brutto saziarsi della sua grazia. Assolutamente, non sta dicendo questo. Sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo che essere saziati dal suo amore, come siamo stati saziati tante volte dal suo amore, non è il fine della nostra vita. È un passo, è un segno di qualcosa di più. Che cosa ci può essere di più che essere saziati? Che cosa? Stefano, che appare nella prima lettura, è questa risposta. Dice, fissarono lo sguardo su di lui e videro come un angelo. Un angelo è un messaggero, in greco vuol dire messaggero, è un messaggero del cielo, è un messaggero che annuncia il destino di ogni uomo. Stefano è diventato Cristo. Stefano è diventato Cristo. Poi quando arriverà nella lettura degli Atti, il momento del suo martirio, si vedrà che morirà esattamente come il Signore, rimettendo lo Spirito, lui al Signore, il Signore al Padre, e perdonando i suoi assassini. Ed è stato perseguitato e ucciso nello stesso modo in cui è stato perseguitato e ucciso il nostro Signore Gesù Cristo, attraverso falsi testimoni. Vedete, c'è una perfetta configurazione, amata nell'amato trasformata. Questa è la parola di oggi. Voi non mi seguite per me, ma per i segni che io compio. E questo è il punto. E questo tempo che stiamo vivendo ci sta aiutando a capire proprio questo. Perché veramente tu ed io che cosa oggi desideriamo? Di fronte a questa situazione che stiamo vivendo, di fronte a questa realtà difficile, che cosa noi desideriamo? Cristo? Desideri essere trasformato in Cristo? Io desidero essere trasformato in Cristo con tutto quello che significa. E che cosa significa sostanzialmente? Quello che ci è stato annunciato dalla Chiesa, portare in noi la sua morte, perché in noi appaia anche la sua risurrezione, portare in noi l'immagine del servo di Yahweh, del servo di Dio, stendere le nostre braccia per offrire la nostra vita. Questo è il cibo che non perisce. Qui il Padre ha messo l'imprimatur, la sfragis, il segno, il sigillo, con lo Spirito Santo. Cioè, questo è vero, questo è eterno, questo non passa, questo non si corrompe, tutto il resto passa, tutto il resto si corrompe. Cristo e la sua parola che si fa carne in noi non passerà mai. Procuratevi il cibo che non perisce. Che cosa vuol dire? Che cosa? Loro rispondono. Come ebrei dice, come faccio a fare le opere di Dio? Perché procurarsi il cibo che non perisce, procurarsi il cibo che viene dal cielo, è compiere la volontà di Dio, compiere le opere di Dio, compiere i suoi comandamenti. E Gesù dice, una è l'opera di Dio, credere, cioè procurarmi il cibo che non perisce, cioè trafficare, cioè vivere per questo cibo, è credere. Ma credere che cos'è? È un dono, lo sappiamo, è un dono che viene dal cielo. È il dono per eccellenza. E che cosa è la fede? Che cosa è credere? È appoggiarsi, è consegnarsi completamente. È questo tempo in cui non abbiamo nessuna certezza e nessuna sicurezza, in questo tempo dove tutto fa acqua, in questo tempo dove tu non puoi scommettere su nulla e dove tu non puoi fidarti di nessuno, non ti puoi fidare dei politici, degli scienziati, dei virologi, perché sì, perché no, perché domani, perché dopodomani, perché forse c'è questo o quell'altro. Siamo nella condizione ottimale, nel kairos, nel momento favorevole per abbandonarci a Dio, per alzare nella nostra vita la bandiera bianca. E dire, Signore, tu, io ti ho seguito e tu hai messo questo amo, sì, su questo amo hai messo questa esca, che sono state le tue dolcezze, che sono state tante volte che tu hai risolto tante situazioni nella mia vita, che hai saziato tante volte il mio desiderio di essere amato, il mio desiderio di essere perdonato, tu hai fatto tanto, ma io mi sono fermato ai segni, io ho voluto eternizzare quel momento, avrei voluto fare che quello non passasse più. E invece, mi hai saziato, ma il giorno dopo, esattamente come il popolo nel deserto,
ho avuto fame di nuovo. Ogni giorno io devo uscire a cercare la manna. Allora dice il Signore alla Samaritana, vuoi un'acqua che zampilli dentro di te, per cui tu non devi ogni giorno faticare per prendere quest'acqua? Oggi dice il Signore, tu vuoi il cibo che non perisce, cioè vuoi avere questo pane dentro di te che ti nutre ogni giorno, per cui non devi fare chissà che cosa per sentirti saziato, per sentirti realizzato. Vuoi? Vuoi? Io ho fatto come una lunga ammonizione, come ti ho fatto la corte per introdurti nella cella del vino, per introdurti nella stanza nuziale, per essere una sola carne con te. Questo io voglio, niente altro. Perché la fede che cos'è? È essere uniti profondamente, perfettamente in Cristo. È essere una sola cosa con Lui, come io sono nel Padre, il Padre in me, così voi siete in me e io in voi. La perfezione dell'unità è la fede, è il segno della fede. Noi con Cristo e noi tra i fratelli. Ma noi abbiamo questa piccola esperienza, enorme esperienza, che può passare l'amore tra i fratelli e può passare l'amore di Dio nella nostra vita. Adesso c'è questa richiesta dello sposo che viene a te, viene a me oggi. Vuoi me? Vuoi me? O continui a volere le mie rose? Che cosa vuoi? Vuoi me? Vuoi me? Vuoi essere una sola carne con me? Vuoi che io, come ho fatto con Stefano, ti trasformi in me? Per cui chiunque vede te, vede me. E se vede me, vede il Padre, vede il cielo? Vuoi? Guarda che non sono paroline dolci. È la verità. Anche perché tutti stiamo andando, volenti o nolenti, lì. Stiamo andando al Calvario, stiamo andando alla croce, stiamo andando negli ultimi momenti della nostra vita, cioè le prove. Non andiamo verso la gioventù, non andiamo verso la forma perfetta, andiamo verso il contrario. Andiamo alla croce, che è il letto d'amore dove il Signore ci ha sposati. Vogliamo essere una sola carne con Lui? Vogliamo oggi rinnovare queste nozze? Davvero, tu desideri questo? Allora il Signore dice, io sì. Io desidero essere il tuo cibo incorruttibile. Io desidero trasformarti in me. Per cui anche tu puoi entrare ogni giorno nella storia, nei fatti, nella realtà, come sono entrato io e come entro io. Tu non devi fare niente. Lasciare che io lo compia. Tu non devi fare nient'altro che nasconderti dentro di me, che lasciare che io ti trasformi in me, attraverso le liturgie, la preghiera, attraverso tutte le grazie che io darò e do alla tua vita. Ma lo vuoi questo? Lo vuoi? Ecco, solo questo. Questa è la fede, buttarci a corpo morto tra le sue braccia, perché lui ci assorba in sé, ci faccia una sola cosa con lui e possa vivere in noi. Questa è la pace, questo è il cielo già qui, questa è la gioia in qualunque situazione, a parte le nevrosi che tutti abbiamo, la vecchiaia, i denti che fanno male, quello non importa, il carattere, quello sono tutte cose ammenicoli che domani non ci saranno più, e in cielo saremo tutti senza nevrosi, saremo tutti con denti belli, tutti con capelli perfetti, saremo tutti trasfigurati. La cosa importante è oggi, in questo momento. Amen, amen, sia così, è così, desidero essere una sola cosa con te, desidero essere trasformato con te, e questo pane e questo vino sono la nostra vita già compiuta, è la vita di Stefano, la vita nostra, la testimonianza che è preparata per noi già compiuta da Cristo, per cui noi è come se dovessimo salire in una macchina che è Cristo, che ci porta dove lui vuole. Quando eri giovane andavi dove volevi, quando sei vecchio un altro ti cinge e ti porta dove tu non vuoi, ma ti porta lui. Allora saliamo in macchina, saliamo con Cristo ed entriamo in ciò che lui ha preparato, in questo cibo che non perisce, che è la sua volontà.